Oggi è il 20 settembre e oggi sarebbe stato il compleanno di Mia Martini, ma oggi è il compleanno di Loredana Bertè, dopo potremo farle gli auguri come merita. Intanto però sono qui con la sorella maggiore, perché voi appunto eravate quattro, tu sei la più grande, e durante la pubblicità, nel minuto di pausa, cosa mi hai detto, cosa riferivi a tua mamma? Gli dicevo praticamente che con me non sarei impegnata per niente, con le altre due invece sì, e molto. E allora lei si metteva a ridere, dice: ma tu c'hai un altro spirito, un altro modo di vedere le cose. Dico: ecco, meno male. Meno male. La famiglia Martini era una famiglia... Una normale in famiglia. Numerosa, sì. Numerosa. Come la potremmo definire la tua famiglia? Ma una famiglia molto strana, una famiglia di diversità particolari, sì. E Mimì com'era come bambina? Mimì, no, era sempre una bambina abbastanza tranquilla, quella più discola, più irrequieta era Loredana. Chi è che cantava di più a casa, Mimì o Loredana? Ma spesso Loredana, Mimì era più tranquilla a volte, dipendeva da come era il momento. Mimì era quella che scriveva anche, sì. E non a caso a 16 anni incide già il suo primo 45 giri. Come puoi farlo tu? Ma attenzione, perché la volta buona, il grande successo, arriva con un'altra canzone che fu anche censurata dalla Rai. Il titolo è Padre Davvero e dovette cambiare le parole, perché a un certo punto parla anche del padre con un amante. Ma quella frase verrà censurata dalla Rai perché era un testo troppo spinto. Ne parliamo con lei, intanto però fatemela sentire perché io non la conosco. Mi avevi dato, per cominciare, tanti consigli per il mio bene. Quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione. In questo viaggio retrospettivo si parte per cambiare un uomo e si comincia dal padre. Ora che sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa, mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Duro. Molto duro. Di un adolescente contro suo padre. Sì, perché bisogna essere anche molto onesti nella vita. Lui è stato un padre un po' particolare. Diciamo che io a volte ho cercato di... Giustificarlo, perché è stato, quando era molto piccolo, un bambino cresciuto senza la madre. L'è morta che lui aveva 5 anni. Quindi lui era un orfano di madre. Un orfano e quell'affetto di madre, non l'aveva ricevuto? Non solo. Il padre era un sarto famoso e lavorava praticamente a Parigi. Aveva un atelier a Parigi. Per cui questo ragazzino è stato messo in un collegio di gesuiti che aveva 3-4 anni, 5 anni, non di più. Perché com'era con voi? Duro? Sì. Lui è stato, diciamo che l'educazione che ha ricevuto in collegio è stata molto formativa nella sua vita, fra virgolette ovviamente. E quindi, però forse delle figlie l'unica che l'ha tutto sommato giustificato sono stata io, quando ho capito qual era la situazione in cui lui era cresciuto. Le altre sorelle non l'hanno mai giustificato? No. No, si sono, hanno avuto degli scontri con lui? Sì, decisamente sì. Decisamente sì, soprattutto Loredana. Quindi quando erano piccole, l'unica che l'ha giustificato sono stata io. Olivia ancora non c'era perché era molto più piccola, cioè non doveva, diciamo che era piccolissima, per cui non faceva testo, diciamo, in tutto questo discorso.
però è stato un padre piuttosto duro. A un certo punto però la carriera di Mia Martini va avanti, sì. E da quel primo brano che scrisse arriva piano piano il grande successo nel 73 con Minuetto, scritto da grande Franco Califano. Sarà stato contento tuo padre o anche lì è stato duro con lei? Ma noi non è che ci sentivamo spesso, devo dirti la verità, eh? Per cui poi lui ha continuato la sua vita su come professore di latino e greco e noi abbiamo fatto la nostra vita perché mamma e papà si sono separati. Perché l'amante c'era? Certo. Diciamo che non lo sappiamo. Era scritto nella canzone iniziale, quindi potrebbe essere vero o anche no. Appunto. E non lo vogliamo sapere. Quello che vogliamo sapere però, quando arriva il grande successo con Minuetto, era il 1973 e Mia Martini stava spiccando il volo. Sì. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Na na na, na 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 na. Cioè, quando esplode la sua voce, Leda, è meravigliosa. Sì, decisamente, decisamente, è una voce unica. E lei rimarrà, credo, nella storia della musica italiana sempre. E anche internazionale, perché a un certo punto Azzanavourro vuole averla lì a Parigi con lui. Sì, sì. Cioè, cosa succede? Una magia? Una magia. Praticamente Azzanavourro è conquistato dopo un concerto al Sistina che aveva avuto con Mimì. È conquistato da lei ed è stata l'unica cantante italiana che è stata ospite 6 mesi all'Olympia a Parigi. Azzanavourro si innamora professionalmente di lei. Sì. Un mito, ma lo è stato ancora di più però lei, da non francese ad entrare lì e a restare 6 mesi in quel tempio francese, dove poi, diciamolo tutto, noi accogliamo tutti. In Francia, insomma, una cantante italiana che arriva... Ci pensano un attimino, vero? Decisamente. Doveva essere proprio brava, 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 brava. Sì. E lì l'avete festeggiata? Sì. Le vostre emozioni tra le sorelle arrivavano? Dimmi la verità, Leda, sì, perché arrivavano. Magari tu avevi creato la tua famiglia, tue no, tre figlie arrivavano. Femmine. Almeno per me sono arrivate. Io infatti ho a casa ho una fotografia di Mimì con Aznavour per il concerto che hanno avuto al Sistina, quindi prima di andare poi su a Parigi. E lui è stato veramente una persona deliziosa nei confronti di Mimì. Tu sei mai andata a vederla in quei 6 mesi a Parigi? Io sono stata su, sono andata a vederla all'Olimpia praticamente, sì, mi ha invitato lei e quindi sono andata su con molto piacere ed è stato un successo strepitoso, tutte e due, ma lui è stato affettuosissimo nei confronti di Mimì, veramente. Mimì però era anche una donna particolare, molto riservata. Molto. E a un certo punto però vive un amore che diventa pubblico, quello con Ivano Fossati, e forse le scriverà uno dei brani più belli che ha cantato Mimì. E comincia quindi anche un sodalizio amoroso. Sì. Era molto felice di questa storia d'amore? Beh, fino a un certo punto. Poi questa storia d'amore, come tutte le storie che
almeno secondo quello che penso io, non sono appoggiate su un amore, su dei sentimenti veri, ma più che altro su un discorso di interconnessione fra quello che era il lavoro loro. Cioè tra due artisti. Tra due artisti, brava. Quindi non era non era un vero amore, ma era un amore dove la musica condizionato. Contava tanto. Sì, brava. Sì. Tu però, anche tu hai vissuto tanti amori. Sì, io ho vissuto tanti amori. Cioè, non però... è che sempre le cose, no? No, 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 assolutamente. Io ho avuto tre figlie da tre uomini diversi, ma mi vogliono tutti tanto bene, perché ho detto, pensate alle vostre figlie, non voglio mantenimento da nessuno. Quindi mi amano. Ecco, capite com'è Leda? Come sono queste donne di carattere della famiglia? Quindi io lavoravo, stavo in Cassazione, quindi sai... tutto sommato, poi alla fine. Le davi dei consigli per questo amore con Ivano Fossati? Beh, Mimì è sempre stata una che ha fatto un po' di testa sua. Certo, devo dirti la verità, a me non mi faceva impazzire come uomo. Gliel'ho sempre detto. Però c'è stato questo amore fra di loro che poi è finito. E quindi anche la collaborazione musicale è finita. Però la canzone no. Le canzoni no. E allora sentiamola. Infatti. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo. Se avrò paura o il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Questa è, come abbiamo detto, l'amore è finito, Leda ha espresso le sue considerazioni su questo amore, però resta una delle canzoni più belle della storia italiana. Vorrei approfittare di Dario Salvatori, lui che sa tutto della musica. Quando c'è stato questo amore, Dario, il mondo della musica come l'ha vissuta? Beh, guarda, io questo non è proprio un aneddoto, è un incontro. Io mi trovavo all'RCA e l'RCA non era la casa discografica di Mia Martini, quindi però c'era Fossati. Io saluto Fossati, dico che fai qua? Io lo sapevo che stavano preparando il pezzo per Sanremo e poco più là c'era Mimì con il Chihuahua. E lui dice, come vuoi che ti dica? Comincia a fare questa faccia un po' così di noi che ci abbiamo... E lui dice, ah, sto aspettando le esigenze della signora. Ma la signora non era Mia Martini, era il Chihuahua e quindi stavamo sullo spiazzale, quindi non si poteva parlare di questo. Ma questa canzone poi andò a Sanremo, arrivò nona. Dario, cioè, doveva vincere questa canzone, ma chi vinse quell'anno? Vinse Fogli, Riccardo Fogli, e al penultimo posto Zucchero e all'ultimo Vasco Rossi. Vabbè, allora, diciamo che la concorrenza la stampa, era tanta quell'anno. Ma certamente, ecco. Ma la stampa, la sala stampa un po' rumoreggiò, perché dice, allora facciamo una cosa, istituiamo un premio della critica, questo era l'82, e così da quell'anno partì, e quando... volò via Mimì, il suo premio è stato adattato dedicato, e chiamato infatti, Mia premio, Martini. Mia ma era il premio dalla critica. Leda, comincia però, poteva essere il periodo più bello per Mia Martini, vince questo premio, tutti ormai la usannano, invece no. Poteva essere la sua volta buona, e invece no. Diventa il contrario. Sì. Ma come è possibile? Comincia Cosa pratica, succede? Cominciano le sue sofferenze in tutti i sensi, perché non lo so perché, c'è un'aria che gira attorno a lei e dicono cose cattive nei suoi confronti e lei comincia veramente a sentirsi quasi di troppo in quel mondo. Si comincia a parlare di sfortuna. Sì, sì. Ma sfortuna di cosa poi? Non lo so. Ancora peggio. Sfortuna è una parola tutto sommato anche
diciamo, abbastanza leggera, delicata, fra virgolette. E è cominciato il periodo praticamente triste e scuro della sua vita. E verrà a casa tua? E viene a casa mia, perché praticamente mi chiama e mi dice: Leda, io non lavoro più, non ho i soldi nemmeno per comprarmi un panino. Io dico: non ti devi preoccupare di niente. Io stavo in Cassazione, quindi non avevo problemi di nessun genere. E avevi già le tue figlie? Avevo le figlie, però sono andata a Milano, l'ho presa e l'ho portata a casa mia. E quindi è stata 7-8 mesi da me. Com'è possibile che non aveva neanche più soldi per un panino? Sì. Un artista così, che aveva avuto successo, quindi non stiamo parlando di una donna che stava cominciando. No, no, perché le hanno chiuso le strade sotto tutti gli aspetti. Prima quello psicologico e poi quello proprio... Lavorativo. Lavorativo, certo. E quindi anche economico. Quei mesi come sono stati, Leda? 8 mesi ho cercato in tutti i modi di ritirarla su, ma lei era caduta in una depressione totale. Le ho preso un pianoforte che ancora sta a casa mia, perché ha detto che voleva studiare i concerti brandenburghesi. E allora ho preso sto pianoforte, dico: tanto è stato 8 mesi da me, dico: non ti preoccupare, facciamo piano piano, facciamo tutto. E ho cercato di farle vedere la vita sotto un aspetto un po' più positivo. Però non c'è stato niente da fare, perché la cattiveria praticamente è stata, nei suoi confronti, è stata gigantesca. E lei... Tutti colpevoli, Leda? Tutti colpevoli? Sì, sì, sì. Decisamente sì, non si sa perché. Non riesco a capirlo, però praticamente le sono andati contro sotto tutti gli aspetti. Poi considera che è stata anche un periodo, è andata incontro a un periodo ancora più buio, perché è stata... diciamo messa in prigione per un certo periodo di tempo, una serata che era praticamente stata organizzata in Sardegna, le hanno trovato delle bustine che per me lei non se n'era accorta, ma gliele hanno infilate nella borsa mentre ballava, e si è fatta un po' di mesi nel carcere. E quindi da lì è cominciato un po' il periodo veramente brutto di Mimì. Non lo so che cosa è successo, so che ha sofferto tanto, è stata una donna che ha sofferto tanto nella sua vita. Per fortuna però nel 1989 sì, c'è la chiamata, si torna a cantare, si torna a Sanremo, sì, con quell'esplosione di energia, anche di sofferenza. Sì. E la canzone era Almeno tu nell'universo. Una canzone splendida. Ma qual è stata la tua carta, la carta vincente di Mia Martini? La mia carta vincente è stato il mio pubblico. È il mio pubblico che mi ha salvata, mi ha ripresa, riabbracciata a Sanremo. Sanremo 1989, quando sono tornata. È così, stavamo dicendo con Leda, dico forte, fortissima, e mi chiedo, senza quella sofferenza sarebbe stata così forte? Non credo, ha sofferto proprio nell'intimo,
ma in tante situazioni ha purtroppo dovuto subire dei periodi veramente brutti nella sua vita, però poi si è rifatta alla grande, come solo lei sapeva fare. Come avete vissuto il ritorno sulle scene? Ah beh, io ero felicissima quando lei è rientrata, le ho detto guarda che il tuo pianoforte, quello che ho preso per te a casa, sta là. Sta lì. Quando vuoi te lo prendi. Non è che le bambine ci giocavano? No. Era carina come zia oppure comunque era riservata anche negli affetti con le persone? No, lei era affettuosa e divertente. Divertente? Sì, divertente. Professor Broccoli ha un ricordo proprio di Mimì in merito a qualcosa non familiare. No, non familiare, ma prima nei titoli c'era scritto Mia Martini, un'artista indimenticabile. Quando ho fatto il sovrintendente di Roma, dal 2008 al 2013, mi è venuta in mente una cosa: come fare per rendere indimenticabili non soltanto i pittori, gli scrittori, i grandi poeti. Voi andate nelle strade e vedete, Manzoni, vedete Van Gogh. Io ho pensato, dobbiamo dare anche una visibilità e un'immortalità ai cantanti, agli artisti. Oh, bravo professor Broccoli, vedi? Per cui, ma mi sa che c'eri anche tu quel giorno, e sto parlando con Leda, era il 19 maggio del 2009 e noi abbiamo intitolato un parco a Mia Martini, Parco Mia Martini a Casal Palocco. Questo significa che tra 300 anni, tra 500 anni, tra 1000 anni il parco sarà sempre là. Ti porto Leda, così vi abbracciate e vi ancora ringraziare. Perché c'era anche Dario Salvatori, ma lo ricordo perfettamente. Scusami. E tra l'altro quel parco dedicato a Mio Martini, come ha detto giustamente il professor Broccoli, grazie. Accomodatevi. Grazie, sei un tesoro. Grazie. Ci sarà sempre, continuerà sempre ad esserci, così come ci sarà sempre la musica immortale di Mia Martini. Allora rivediamo quei successi degli anni 90. Grazie. Nacque Mia Martini e, come ha sottolineato la sorella maggiore, dopo giusto 3 anni nasce l'altra sorella, Loredana Bertè. Oggi è il compleanno di Loredana Bertè e noi le vogliamo fare gli auguri guardando questo filmato proprio quando canta con sua sorella Mimì. La splendida Mia Martini, la affascinante e sexy Loredana Bertè, dite questa canzoncina romana qual è? Ti postino da tante cortellate. Non è molto gentile. Ti postino? Da tante cortellate. Vado. Ciao. Te postino da tante cortellate, per quante messe ha detto l'arciprete, per quante messe ha detto l'arciprete, per quante volte ha detto rate frate. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta e a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me. La felicità da quale parte si è nascosta, onda su onda per. Scusami Leda, ma gli auguri a Loredana, glieli hai fatti? Io li faccio a Francesca, gli auguri.
la sua manager, perché con Loredana non c'è. Sì, certo. Una ragazza molto brava, intelligente, sì, sì, sì. Molto, molto disponibile. Quindi, certo, Loredana è sempre nel mio cuore, perché ci mancherebbe, mia sorella. Anche se è meglio che sta per conto suo, tutto sommato. Va non bene, vi trovate come caratteri? No, decisamente no. Vabbè, però fagliela adesso in diretta, scusa. Certo, auguroni, di tutto cuore, guarda. Sì, 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 assolutamente. Ci mancherebbe. Professor Broccoli, Loredana Bertè aveva quella grinta che ti porta a dire sei nata per essere una star. Non a caso lei da prima ha detto a casa chi cantava di più era Loredana. Ma sì, certo. E quando tu la vedi sul palco, al di là della bravura, della bellezza, ha proprio quell'allure della star. Tu che ne hai conosciute tante. Sì, sì, è così. Certo, questo con buona pace di chi crede all'oroscopo, però, perché... Beh, perché 20 settembre, stesso giorno, Vergine, sono completamente differenti. Assolutamente. Quindi hanno, questo è per tutti coloro... Quello è l'ascendente, hanno... l'orario, professor Bocco, non ti vedo sul pezzo, su queste cose. Guarda, sono Vergine anch'io. Ah, quando sei nato? 4 settembre 54. Quindi è già passato. Ascendente no, Vergine. No, che pesante che sei. Eh sì, lo so, ma con i pesci vanno d'accordo. È vero, infatti mi sei piaciuto. Possiamo parlare di Loredana. Volendo. Facciamo così, vediamo il primo successo di Loredana per te. Il mare d'inverno. Anche mio marito è Vergine. Lo vedi? Vedi? Alberghi chiusi, manifesti già. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Caterina, questo è un quadro. Questo è un quadro, non è una canzone. Enrico Ruggeri e Schiavone hanno scritto, l'ha prodotta Fossati, ma hanno scritto questa canzone. Ma pensa un po', punti invisibili inseguiti dai cani. Chi è che non ha provato la bellezza del mare d'inverno? Il mare è bello d'inverno, secondo me. Perché no, tu te lo previsci al sole, vedi, siamo già differenti. Però di fatto... Mi mette troppa malinconia il mare d'inverno. Però tu al mare in quel momento affidi i tuoi pensieri e ti riaffiorano i ricordi. Brava. Ma io non li voglio affidare i pensieri. Vabbè, ma... Non li voglio affidare, professore! Non ci voglio pensare! Non ci voglio pensare! Però tu pensa alla bellezza di che questo vento agita anche me. Quando bello, tu sei... è una canzone che Ruggeri ha scritto pensando alla sua villeggiatura in Adriatico, vicino a Senigallia. È veramente trasversale, certo. Perché le sensazioni che tu provi d'inverno al mare, sì. Che Caterina non prova, no, però no, non no, vuol no. provare, però quando tu ti siedi qualsiasi mare, dall'oceano al nostro mare, provi queste cose. Non trovi un caffè, pensi a te stesso, mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già, quando vado in discoteca e sto di nuovo con un'altra persona, mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già. Questo è un quadro sul mare d'inverno, non è una canzone. Grazie a Broccoli, quando sarò qui durante il weekend di fronte a questo mare d'inverno, sono convinta che cambierò. Ma tanti altri sono stati i successi di Loredana Bertè, che lo ricordiamo, oggi è il suo compleanno e la stiamo festeggiando così. Su due occhiali da sole, quello sguardo
di lei. Ed allora provo ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Leda, la storia. Sì. Sempre. Sì. Ecco, vedi perché a mia madre dicevo con me non ti sei impegnata per niente, con le altre due sì. C'era un motivo, capito? Io non c'entro proprio niente, è tutto un altro ambito. E la bravura di Loredana è stata quella di reinventarsi, di stare al passo coi tempi. Sì. E oggi Loredana Bertè è una delle cantanti più apprezzate da tutti, partendo dai giovanissimi. Brava Loredana, sì. Ancora auguri. E allora, rivediamo i suoi ultimi successi con tutte queste commissioni, con questi ragazzi emergenti. Grazie, grazie, grazie Leda, grazie professore. Grazie, grazie a te. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Cosa nascondi dentro te? Ma io non posso credere che esista un altro amore. Un altro amore come te. Ma quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e la obbligavo a dirmi sempre sei bellissimo, sei bellissimo. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più. Bravissima! Brava! Brava! Mi ha emozionata, davvero, ha ragione Loredana. Ho sentito il dolore della tua voce, è arrivata dentro. E allora facciamo i tanti auguri! Tutta scollata, bella filo. E allora ancora tanti auguri a Loredana Bertè.